Bentornati amici o benvenuti nel mio canale se siete nuovi, io sono Elisa e oggi finalmente video dedicato ai nuovissimi rossetti matte Icon di Wycon. Il mio bottino è tutto qua e come vedete le colorazioni sono tante e in più qui ho anche delle matite da consigliarvi per fare degli abbinamenti. Ovviamente vi swatcherò tutti i rossetti sia sulla mano che sulle labbra, quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e partiamo. E partiamo come sempre dando un velocissimo sguardo ai packaging partendo dalle scatoline, che io apprezzo particolarmente perché riportano in questa parte il colore del rossetto, quindi ogni scatolina è unica. E questo invece è il pack principale di questi rossetti, che è identico al pack, diciamo come forma, di tutti i rossetti di Wycon, ma la cosa anche in questo caso che apprezzo particolarmente è che il colore esterno del packaging cambia a seconda della colorazione del rossetto. Questa vi potrà sembrare una cosa di poco conto, ma in realtà tutto ciò secondo me denota una grande cura da parte del brand nel voler creare un prodotto che sia non solo performante, non solo carino, ma anche più comodo da utilizzare, perché ovviamente tra le miriade di rossetti che tutti noi abbiamo, avere un richiamo al colore che c'è all'interno già a partire dal packaging ci facilita sicuramente. Insomma, lo avrete capito, questa cosa mi è piaciuta particolarmente. Ma ora ho struccato le labbra, ho già preparato le mie salviettine, quindi partiamo con gli swatch. Come vi ho già anticipato poco fa, non ho acquistato tutte le colorazioni, ma me ne mancano giusto un paio, tant'è che non partiamo dalla colorazione 01 che non ho preso perché mi sembrava davvero troppo chiara, ma se avete delle foto da mandarmi mi raccomando fatelo su Instagram, perché come sapete non ho modo di vedere i prodotti dal vivo e capire i colori tramite il sito è sempre un terno all'otto, quindi se avete la possibilità di mandarmi qualche swatch fatelo pure. Ma dicevo, partiamo quindi dal colore numero 02, che è quello che vedete già sulle mie labbra. Ve lo faccio vedere ovviamente anche nel suo bullet e ovviamente anche swatchato. Allora, il colore si chiama Honey Flower e sicuramente è una tonalità caldina, non caldissima, direi neutro calda, però richiama sicuramente le tonalità del marroncino che tende un po' all'arancio. È comunque un colore secondo me molto portabile e poi la cosa che vi voglio far notare subito da questa prima applicazione è quanto il colore sia bello omogeneo e bello coprente. L'applicazione è semplicissima perché nonostante l'effetto super matte il rossetto è molto scorrevole e rimane anche morbido sulle labbra. Non si fissa immediatamente, infatti alla prova del bacio stampa un pochino, quindi ci mette un po' ad aggrapparsi alle labbra e soprattutto perde questa piccola patina superficiale, dopodiché si fissa e vi assicuro che ha una durata ottima. Tutto questo pur non perdendo il suo comfort e soprattutto la sua omogeneità. Ma direi di passare al prossimo colore. Ed eccovi qua indossata la tonalità numero 03 che si chiama Diva ed è uno dei miei colori stra preferiti. Anche qui siamo nel range delle colorazioni un pochino caldine, ma qui c'è decisamente una punta di rosato in più. Questo è il colore visto più da vicino e questo è il suo swatch, cerco di metterveli tutti sulla mano in modo che possiate avere una visione d'insieme. Personalmente lo adoro, ma mi sentirete ripetere questa cosa molto spesso nel corso del video perché devo dire che non c'è una colorazione tra quelle che ho preso che non mi piaccia. Ed eccomi qua pronta con la colorazione 04 che si chiama Ginger Coral e anche qui siamo in presenza di un colore caldino, ma anche in questo caso secondo me molto bilanciato, tant'è che non mi sta malissimo secondo me, nonostante mi valorizzino di più le tonalità fredde. È un colore un pochino più scuro rispetto a quelli che abbiamo visto in precedenza, ma altrettanto bello e altrettanto omogeneo.
e anche qui ve lo faccio vedere da vicino. E questo è il suo swatch. Ed eccomi qua con la tonalità 05 indossata, lui si chiama Lilium e con lui iniziano le tonalità un po' più rosate, che vi devo dire è uno tra i miei colori super preferiti, un nude non chiarissimo ma secondo me perfetto per qualsiasi tipo di look, lo amo. Eccolo qua visto da vicino. Ed eccolo qua swatchato assieme ai suoi fratellini. E siamo arrivati alla colorazione 06 Iconic Iris, un altro nude freddino meraviglioso. Anche qui colore super pieno, aspetto delle labbra rimpolpato, fantastico. Eccolo qui visto nel suo bullet. Ed eccolo qua swatchato. Quindi ricapitolando, abbiamo il numero 02, il numero 03, il numero 04, il numero 05 e il numero 06. Lui è il numero 07 e si chiama Mauve e direi che il nome è molto azzeccato. Anche qui siamo in presenza di un nude medio, quindi un colore sempre molto portabile ma comunque visibile. La tonalità è decisamente freddina come sottotono e penso lo possiate intuire. Anche se vi ricordo sempre che i rossetti cambiano tantissimo da labbra a labbra ed è per questo che ve li faccio vedere anche nel bullet e swatchati sulla mano. Quindi così è nel suo bullet e questo che vedete qui in basso è lo swatch. Penso che possiate vedere che tra tutti quelli che vi ho swatchato finora è sicuramente il più freddo. E siamo tornati su una tonalità un pochino più calda, ma secondo me meravigliosa, anche lei è tra le mie preferite, ed è il numero 08, si chiama Sakura. Quando ve l'ho mostrato su Instagram è stato anche uno tra i vostri preferiti. Secondo me è un colore molto bilanciato che ravviva molto il viso. È vivace ma delicato allo stesso tempo. Così è nel suo bullet. Devo dire che sulle mie labbra tende a essere un pochino più caldo, mentre come vedete swatchato risulta più rosato. Non me lo toglierei più perché mi piace anche molto con il look di oggi, però procedo con gli swatch. E qui si inizia con le tonalità un po' più intense, lui è il numero 09, si chiama Amethyst, è un colore freddo bellissimo, bellissimo, ve lo faccio vedere più da vicino. Eccolo qua. E questo è il suo swatch. Direi che è quasi un fucsia, però non troppo fluo, un colore molto elegante e che dirvi, lo adoro, ma ve l'ho detto, a me piacciono tutti. Ed ecco voi il numero 10, si chiama Tricky Girl e come lo posso definire se non meraviglioso? Qui abbiamo ancora una punta di freddo in più, quasi un po' di violetto al suo interno, adesso ve lo faccio vedere più da vicino. Mamma che bello! Eccolo qua, penso che possiate vederlo. Nel bullet risulta un po' più scuro di come è poi indossato, ma è bellissimo davvero. Dallo swatch vedete benissimo questa componente un po' viola che c'è all'interno. È un colore fantastico, se siete abituati ad utilizzare queste tonalità un po' più cariche non fatevelo scappare. Anche perché ragazze, questi rossetti come vedete mantengono lo stesso tipo di omogeneità per tutte le colorazioni e per le colorazioni più scure non è affatto semplice, quindi hanno una formula davvero ben congegnata. Ed ecco a voi il numero 11, Rose Gem, un colore un po' più spento rispetto al precedente, ma secondo me altrettanto bello, forse un pochino più portabile. Eccolo qua visto da vicino. Ed eccovi qua il suo swatch.
Siamo addirittura d'arrivo, ragazze, mi manca di swatchare solo l'ultimo, quindi procedo. Ed ecco qua, l'ultimo colore che ho acquistato è il numero 12 e si chiama Light Scarlet. Ovviamente lo intuiamo dal nome, ma ancora di più dal colore che vedete sulle labbra, è tra tutti quello che contiene una maggiore percentuale di rosso ed è anche il massimo di rosso che io posso riuscire ad indossare. Così è visto da vicino e il rosso lo vedete, ma lo vedete ancora di più dal suo swatch. Quindi abbiamo terminato la carrellata degli swatch. Vi ricordo ancora una volta tutte le numerazioni, partendo da qui dove abbiamo la numero 02, la numero 03, il numero 04, lo 05, lo 06, lo 07, lo 08, lo 09, il 10, l'11 e il 12. Vi lascio un attimo questa immagine così se volete potete screenshottare. Ok, quindi terminati gli swatch e i lip swatch, io sono tornata sulle mie labbra alla tonalità Sakura 08, che è quella che vi dicevo oggi mi piace di più con il look in generale, e però non abbiamo finito con gli swatch in generale, perché ad inizio video vi ho mostrato anche queste matite. Vi mostro questi abbinamenti con le matite, ma vi dico anche che secondo me questi rossetti non necessitano per forza di matita per essere indossati. Questo perché, uno, sono molto semplici da applicare, quindi si riesce ad essere abbastanza precisi anche con il semplice bullet, ma volendo potete aiutarvi con un pennellino. E seconda cosa, essendo comunque fondamentalmente dei rossetti matte che vanno a fissarsi, ovviamente non sbordano. Se però vi piace indossarli con la matita perché vi aiuta a contornare meglio le labbra, perché magari dovete correggere un po' la forma e delle asimmetrie delle vostre labbra, o perché la matita vi piace in generale, vi mostro adesso degli abbinamenti che erano stati appunto consigliati da Wycon. Non sono abbinamenti con tutti i colori, ma in particolare con quelli più scuri. Ecco qua le matite swatchate, sono 5 più 6, che è quella che ho acquistato io come jolly, diciamo, perché mi piaceva il colore e tra l'altro penso che possa stare bene anche con il numero 10. Lei si chiama Violet, se non erro, esatto, è la numero 05 Violet ed è, diciamo, quella che ho acquistato a parte rispetto ai consigli di Wycon. Wycon invece ci consigliava questi abbinamenti che ovviamente ora vado a leggere nei nomi e nelle colorazioni perché non li ricordo. Partiamo dall'abbinamento con il rossetto numero 12 e Wycon ci consiglia la matita 21 Pure Brick, che è questa, e direi che ci sta abbastanza. Per il rossetto numero 11 invece Wycon ci consiglia la matita numero 44 Cabernet. Per il rossetto numero 10 abbiamo la matita numero 06 Sangria. Per il rossetto numero 9, che è questo, abbiamo la matita numero 84 Hibiscus Red e questo abbinamento mi piace particolarmente. Infine, per il rossetto numero 08 abbiamo l'abbinamento della matita numero 16 Dark Pink e anche questo abbinamento mi piace molto e tra l'altro trovo che la matita Dark Pink possa essere abbinata anche agli altri nude che abbiamo nella parte superiore dei miei swatch. Sto applicando un po' della matita 16, che è quella che consiglia Wycon, per il rossetto 08 che ho su in questo momento e devo dire che il match è perfetto. Vi ho detto tutte le numerazioni, ma non vi ho detto qual è la linea delle matite, è la Intense Lip Pencil, che tra l'altro trovate spesso anche in promo. Ok, con questo credo di avervi detto veramente tutto su questi nuovi rossetti.
tutti, io li amo, li straamo, ve li straconsiglio, lo avrete ormai capito. Spero che gli swatch vi siano stati utili per orientarvi, soprattutto se come me non avete un negozio fisico a disposizione. Fatemi sapere qual è il vostro colore preferito e se li avete già acquistati, come vi ci siete trovati. Io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video e vi invito a lasciarmi un cuoricino sotto nei commenti. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e venite a seguirmi anche su Instagram, mi trovate sempre come la Eliz in Beauty. Non mi resta a questo punto che mandarvi il mio mega bacione e sempre se vi va ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!